La realtà dice che con 10 giocatori abbiamo fatto un pari meritato e poteva essere una vittoria, però con i se e con i ma chiaramente non si fanno i punti. Questa è la realtà di questa domenica. Con 11 sarebbe stata magari un'altra partita. So solo che noi alla distanza abbiamo sofferto la superiorità numerica dell'Udinese e del Lecce. Penso che con 11 l'avremmo, se non altro, sofferta meno. E in effetti, come fa intendere Scoglio, questa Udinese con il passare delle domeniche si avvicina sempre più al suo spessore di favorita. I bianconeri mantengono l'imbattibilità dopo una gara che ha avuto un punto preciso a spezzare i suoi equilibri. La giusta espulsione del difensore friulano Rossini, dopo appena 20 minuti del primo tempo, che per rimediare a un'ingenuità collettiva è stato costretto, ultimo uomo, a placcare Moriero. Fino a quel momento l'Udinese aveva tenuto in soggezione il Lecce, creando almeno 3 occasioni da gol, frutto di un gioco lineare e veloce. Ma dopo quell'episodio, Sensini e compagni hanno dimostrato un'altra dote importante, l'adattamento al campionato cadetto. Tutti ad aiutarsi per supplire la condizione di inferiorità, assieme alla capacità dell'anno e un maestro sulle punizioni di sfruttare la prima occasione favorevole. Il Lecce, scampato il pericolo di subire il raddoppio grazie a un mancato controllo di Calori, è salito in cattedra nella ripresa. Complice l'inserimento della terza punta, Morello, i pugliesi hanno comandato fino allo spettacolare pareggio di Baldieri, prontissimo alla rovesciata. Ancora un sussulto dell'Udinese, Balbo è tanto bravo quanto sfortunato nella deviazione aerea, e finale giallorosso con la squadra guidata da Conte, alla sua ultima partita con il Lecce prima di approdare alla Juve, a confermare la sua solidità. Pareggio giusto, in definitiva, come riconosce un Bigon abbastanza soddisfatto al microfono di Claudio Coiutti. Da parte nostra abbiamo contrattaccato, direi, abbastanza scriteriatamente nel primo tempo, con molta confusione, mentre invece il secondo tempo, anche con la mossa di Morello largo sulla sinistra, siamo riusciti ad essere un po' più ordinati e razionali e abbiamo spinto fino a trovare il pareggio e poi abbiamo anche cercato la vittoria, che però non è arrivata, ma va benissimo così.